Thorfinn, disgraziato maledetto. Lo sai che mi fai arrabbiare da morire? Mi fai incazzare perché sei così simile a me. Non ci credi, Grit? Ti ricordi la notte in cui vi ho trovato sperduti nella tormenta? Non mi hai mai chiesto perché fossi lì. Davvero non te lo sei mai chiesto? Quando ero ragazzo ero sempre arrabbiato con il mondo, proprio come lui. Me ne fuggivo in mille scuse. L'onore, la forza, il rispetto. Alla fine erano solo un cumulo di cazzate. Un giorno ero talmente arrabbiato per colpa di un ragazzino, una cosa da niente, che aveva preso in giro Vaina per il suo aspetto. Non ci ho visto più niente. Ho sentito una musica che nella testa mi ha perforato i timpani. L'ho pestato fino a lasciarlo in fin di vita. E allora ho capito che dovevo andarmene. Ho passato anni a vivere ai margini del villaggio, a meditare tra i ghiacci, cercando nelle note una ninna nanna che potesse finalmente darmi la pace da quella rabbia che ho sempre provato fin da piccolo. E poi una sera ho sentito la vostra musica colma di terrore, di essere persi e soli. Ho capito che ero stato lontano da tutti, troppo a lungo. Thorfinn, mi fai incazzare così tanto perché non vorrei che facessi la mia stessa fine. Non tutti sono così fortunati da trovare una musica che li possa salvare. Dormi bene, piccolo Thorfinn, perché domani mi farai incazzare ancora. Ne sono certo. Tornati. Bene, bene, bene. Bentornati sulle nevi dei Domini Bianchi. Ciao a tutti ragazzi, ciao belli. non indovinerete mai chi dove sono. Si vede un orecchio. Per lo scambio. Sono viste delle chiappe. Ti piacerebbe averle. Devi venire qui se le vuoi. Io l'ho già prese stanotte. Anch'io. Bene, raga, ottimo. Partiamo col botto come al solito. Molto bene. Io ci sono stato tra l'altro a casa di Ari e Debora. Pensavo nelle sue Ma chiappe. esatto, ma chi sono tu, Andre? Vabbè, allora le prossime volte spero di fare un giro. Possiamo fare Una volta che ho connessione una internet. live nella live. Esatto. Magari possiamo organizzarla una live nella live qui nello studio. Sì, si può tentare. Ma veniamo da Milano, dai. Bene, 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 bene. Allora, vi ricordate dove eravamo arrivati?
a Thorfinn con intelligenza 1, era molto molto divertente. Non intellegibili, fortunatamente. No, no, hai detto molto divertente, non intelligente. Tette. Quindi è arrivata la mattina dopo. Una mattina che sa un po' di strana consapevolezza. Qualcosa che dentro vi è cresciuto durante la notte. Qualcosa di più maturo rispetto al semplice uccidere la scheggia, trovare tutte le implicazioni che essa sottendeva, la prigionia di Helga, la celebrazione di un rito funebre. Tutte queste cose vi sono maturate dentro nel giro di una notte e vi siete svegliati come se vi sentiste diversi, un po' più vecchi, per così dire, un po' meno innocenti, per così dire. Questa cosa vi pesa diversamente, per ognuno di voi pesa diversamente, ognuno la interpreta in maniera diversa. I grit che magari sente il peso delle lame che perforano la carne degli avversari, la musica di Corrigan che cambia tono, Thorfinn che ha pochi ricordi della notte prima dovuti da a quella possessione così violenta, eppure ha lasciato qualche traccia nel profondo della sua memoria. C'è ancora qualcosa, c'è, è più intelligente. Sicuramente il botto di intelligenza quando si è risvegliato l'ha sentito, però insomma magari è rimasta qualche parola di quello che ho detto, chissà, capita in maniera confusa, ma magari solo la musica della mia nana. Capito solamente che mi farà incazzare ancora. Solo di due parole. La novità, cioè nel senso, alla fine. Magari ha sentito qualcosa di quello prima, a livello inconscio, aveva intuno, quindi non lo poteva processare, ma le orecchie l'hanno sentito. No, no, assolutamente. Può benissimo essere. Vaina, tu sei l'unico che in realtà questa esperienza è riuscito a trattenerla in una maniera più lucida. Durante la notte hai avuto uno strano incubo. Hai visto te stesso e la tua ombra come sospesi su uno specchio. Tu guardavi in basso e vedevi te stesso attaccato per i piedi alla superficie. Intorno a te c'era il nero, il vuoto completo. Niente intorno a te. Tu, nella tua parte cosciente, sei in ordine, nel senso i vestiti sono presentabili, il tuo equipaggiamento non è sporco, eccetera eccetera. Dall'altra parte dello specchio la tua versione dell'altra parte, i capelli sono lunghi, stropicciati. Tutto l'equipaggiamento è logoro, il bastone che porti è ritorto, come se fosse una radice di un albero morto in una palude. Questo strano sogno ti è sembrato durare ore e non è successo niente altro se non te che osservavi l'altro te stesso al di là questo velo trasparente ma riflettente allo stesso tempo. Ti sei svegliato con questa consapevolezza che al di là di questo velo c'è qualcosa che è più di un'ombra, è più di quello che normalmente sembra essere semplicemente una stranezza, ecco. Tu ne hai un ricordo lucido di questo sogno, come se in realtà non fosse propriamente un sogno, ma se fossi stato effettivamente da qualche altra parte. Fantastico.
E siete svegli, come normalmente accade, ecco. Non sveglio con per la differenza che siamo tutti insieme, perché avevamo deciso di passare la notte tutti insieme, tra l'altro. Esatto. Io in realtà penso di aver preso sonno tipo poco prima dell'alba e di avere tutte le striature di bava di Thorfinn addosso, sì. Fortunatamente sento questa mattina di aver conosciuto che la musica mi avesse insegnato una nuova magia e prestidigitazione. Le può rimuovere. Dopodiché lo prendo con poca grazia, lo sbatto sulla sedia, lo guardo un po'. Grit, che dici? È ritornato sano? Tutto intero? Eh? Ha sempre la stessa faccia da scena. Il suo occhio mi lascia alquanto confuso, sa signore. Ah, la parola l'ha ripresa. Sa come sta meglio. Mi sa. Bene. Siete forse voi Corrigan? Thorfinn, in piedi! O può far avanti, su, non vorrei sprecare ancora tempo? Stando male tutta la giornata. Che è successo? Come che è successo? Non ti ricordi? Ricordo una donna seminuda per terra. Quello non avevamo dubbi che te lo ricordi. Non credo che sia esattamente quello il punto. E poi sì, mi ricordo quello che forse era la voce di mio padre. Mai sentito. Non ti ricordi di aver preso ceffoni come... Mi hai preso ceffoni? No, di aver preso ceffoni. Da chi? Chi ha usato tale affronto? E te lo ricordi quella scheggia alta, grossa? Distrutto e poi Corrigan se ne è preso il merito. Qualcosa del genere. Ma cosa dici, Thorfinn? Cosa dici? Niente. No, Ho ricordi alquanto confusi. Sì. Perché sei diventato, come dire, un po' una larva stanotte. Eri un po' una larva. E ora sono una farfalla? Thorfinn, sei tu. Che è già tornato normale. Paina, abbiamo scoperto che i nostri amici possono prendere anche il possesso dei corpi altrui tramite il potere di quelle schegge. Una minaccia che si fa ancora più grossa. Qualcosa è entrato dentro di me? Ed era grossa? No, Thorfinn, tu stanotte hai dormito come un bambino e niente è entrato dentro di te, anche se qualcuno potrebbe averci pensato a questa opzione, ti assicuro. Guardo malissimo Corrigan. Lo ignoro e gli dico: ho pensato alle parole della Jarl e di Lindra. E per quanto anch'io vorrei tanto fare qualcosa di concreto per aiutare il villaggio a reggere questa minaccia, è chiaramente al di là della nostra portata. E poi il nostro compito è di star qua per il momento. Quello che dobbiamo fare è... Adesso, sì, è andare più che altro a cercare provviste, perché è quello che ci serve. Permettere al villaggio di sopravvivere. Sì. Però durante la notte mi è sovvenuto un pensiero. Magari potremmo proporlo alla Yara. Io ho pensato che noi abbiamo già incontrato in qualche maniera una traccia di questa possessione, chiamiamola così. L'abbiamo trovata nella caverna di ghiaccio, dove c'era la nostra piccola bambola. Sorrido guardando. Sì, aveva gli stessi occhi. Mi viene da pensare che forse
indagando sul passato potremmo scoprire qualcosa in più sul presente. Se provassimo a capire qualcosa di più su quella tribù sperduta, se esiste ancora, e se non esiste, provare nelle tracce, magari potrebbe essere utile per il clan del fuoco che ci ha attaccato, ci ha preso di mira. Sì, non saprei, io non saprei come, bisognerebbe chiedere alla Jarl. Più che la Jarl, secondo me, qualcuno che potrebbe averli incontrati, avendo percorso interi domini da ovest ad est. Magari quel... il nostro amico gigante? Sì, lui forse. Sì, stavo pensando proprio a lui. Tra l'altro stanotte non ho tanto dormito, quindi ho pensato molto. Se non fate nient'altro... Comprendo. Ah sì? Sì, assolutamente. Che è successo? Mi state forse prendendo per il culo? Assolutamente no. No. Bene. Allora ci converrà indagare sulla cosa. Solito dici sempre che ti sfugge qualcosa, invece questa tua improvvisa capacità di comprensione mi stupisce e mi fa piacere. E adesso la risposta è diventata sì. Questi insulti velati non mi sono congeniali. Assolutamente. Ma perché devi prendere come un insulto? Sì, sei veramente permaloso. Tu. Qualcuno bussa alla porta. Vado ad aprire. Dove siamo noi? Siete tutti a casa tua. A casa di Corrigan. Ok. Dai, Corrigan, stai, che ti vedo un pochino stanco. Vado io. Vai, Grit. Grazie. Vado ad aprire. Alla porta c'è Ulla. Oh. Buongiorno. Ulla, buongiorno. Scusate l'ora molto molto presto, ma vi devo chiedere, vi devo mettere al corrente dei nuovi piani di coltivazione. Ho bisogno di voi. Posso entrare? Veniamo in là o puoi certo. parlare? Dici tutto. No, ho portato la mia roba, quindi. Siete tutti qui? Sì, siamo tutti qua. Scusate il disordine, sapete, io vivo... Non ci sono quasi mai qui, però magari un po' di colazione la possiamo trovare. Ah, non ti preoccupare, la faremo la round più tardi. Entra. Vedete che anche lei ha gli occhi molto cerchiati di nero, perché molto probabilmente non ha dormito tutta la notte. E sotto braccio si sta portando delle pergamene, insomma, dei pezzi di carta su cui ha fatto delle, evidentemente, delle tabelle o qualcosa del genere, insomma, sembra una roba molto formale. Trova un pezzo libero di tavolo, qualcosa del genere, ci butta sopra le pergamene e sospira. Allora, prima di partire con il ruolo, volevo dare un'immagine mentale della casa di Corrigan. Secondo me è la classica casa di un uomo scapolo e non ha mai visto una donna occuparsene, quindi non solo è incasinata sul contingente, ma è proprio incasinata a livello endemico, cioè l'entropia ha preso il sopravvento ovunque. Esatto, l'unica antropica. Sì, l'unica cosa che magari sono tenute con cura, sono a posto, sono gli strumenti musicali e gli spartiti che lui ha scritto. Per il resto è un casino mostruoso. Immaginavamo che la casa di Corrigan non potesse essere. Non avevo nessun dubbio, cioè, nel senso, esattamente come me l'ero immaginata. E appunto, lei si siede da una parte, insomma, nel modo in cui può riuscire a mostrarvi quello che ha scritto, e vi fa vedere queste tabelle e vi illustra. Allora, dobbiamo partire subito con le raccolte, e a meno che, dato che non abbiamo avuto tempo per sperimentare con questa nuova terra che ci avete portato, i risultati sono imprevedibili. Quindi ho mantenuto il livello di produttività uguale a quello a cui siamo abituati, giusto per fare uno scenario credibile, ecco. Se dovessimo andare avanti con i ritmi di mietitura come facevamo l'anno scorso,
arriveremmo al massimo a produrre abbastanza semi per l'anno prossimo, ma senza produrre alcun cibo da poter mangiare durante il prossimo inverno. Ma non possiamo nutrirci di solamente carne. Esatto. Sì. Questo se uccidiamo il grano selvaggio al primo stadio di crescita, come siamo soliti fare. Dobbiamo Però tu farlo. avevi detto Dobbiamo che andrebbe farlo. Sì. incastrata. Dobbiamo farlo crescere almeno al secondo stadio. Allora, scusami, Ulla, io magari colpevolmente, ma non mi sono mai occupato di questa cosa. Oh, certo. Vedete che lei Sì, lo questo. dava un po' per Non ci scontato. capisco granché di queste tabelle. Non è che magari ce la metti giù un po' più semplice. Guardo anche Thorfinn, anche un po' imbarazzato, sai, voglio dire, Ma ce la Lady, perdonate Sir Corrigan, ma effettivamente mi sembra abbastanza chiara la cosa. Dato che abbiamo bisogno di mangiare di più, dobbiamo rischiare di più. No, aspetta Thorfinn, questo l'ho capito. Quello che non ho capito, cosa vuol dire il primo stadio, il secondo stadio? Ah, è molto semplice, Sir Corrigan. Evidentemente, dobbiamo semplicemente lasciarle crescere un po' di più. Cavolo è successo? Non lo so. Forse quello che ha avuto gli ha fatto bene. Ok, va bene. Mi sembra un modo pragmatico ed efficace. Sei diventato più arguto. È un complimento. Thorfinn. Ma Lo ringrazio. perché Ora dai del installare lei? l'albero. Sir Corrigan, ma mi stai dicendo perché? Vabbè. Scusaci, Ulla. Io sono, a parte questo, ho capito qual è il messaggio, però ero effettivamente curioso su cosa vuol dire, cosa vogliono dire questi stadi. Li ho Allora, visti, erano selvaggio. So che sono delle creature più che delle piante, no? Secondo stadio? vedete, questo vi fa vedere un'immagine, è un disegno, però è molto realistico, fatto evidentemente da lei. Lei è un'ottima disegnatrice. Aspetta che non lo trovo. Dov'è finito? È morto. Ah, eccolo qua. Ok, noi l'abbiamo mai visto in Sì. queste Ma condizioni? questo è come normalmente lo avete sempre visto. questo è normalmente, porca miseria! Oh, ma vabbè, un colpo ben piazzato lì Allora, sotto il muso del dove collo. vedete Sono quelle d'accordo. radicette che escono, che sembrano tipo tentacoli? Sì. Immaginatevi che lei abbia disegnato tipo dei baccelli. Ok. Quindi in realtà è fissile la pianta, cioè non si muove. Questa qua Non invece, si muove, ok. evidentemente. E dice, vedete, questo è lo stadio a cui normalmente viene recisa la pianta. La parte dove vedete i denti è la parte che noi generalmente mangiamo. E la parte sotto dove ci sono i baccelli e dove ci sono i semi. Quindi, facendo in modo di ucciderla, alcuni dei semi di solito li possiamo uccidere e mangiarli. Di solito la metà dei semi vengono uccisi e mangiati, usati come primizie. Mentre il resto dell'affusto viene utilizzato come conserva. E gli altri due baccelli che vedete vengono utilizzati per creare le colture dell'anno dopo. In questo caso dovremmo lasciar crescere la pianta fino al prossimo stadio, di cui purtroppo non ho un disegno perché di solito non serve. Sì, anche perché a quanto ho capito. Come facciamo a farla crescere se si anima, se è intelligente, non vorrà uscire dalla terra, andare via? È quello che dobbiamo evitare che faccia. Perché normalmente nel Ah, secondo perché proprio vanno via, perché cioè nel si. secondo stadio si staccano dalle proprie radici e cominciano a camminare. Quindi bisogna. E come Quindi si c'è impedisce sta bisogno di cosa? attenzione costante, immagino. Sì. Bisogna farle crescere abbastanza in fretta e bisogna darle da mangiare. E non soltanto dalla terra, come normalmente facciamo. Perché nel primo stadio si nutre solo dalla terra come delle normali piante. Nel secondo stadio diventa carnivora. Potremmo Quindi bisogna anche andare a caccia. circondare il campo di palizzate o qualcosa del genere. Dobbiamo fare Ma in modo di erigere delle palizzate interne, in modo che vengano rinchiuse abbastanza al sicuro. e poi si deve entrare lì dentro, E poi bisogna trovare il coraggio, entrare lì dentro e farla così. ucciderle, sì. Però
Il problema è che con il grano selvaggio bastava un giorno nel piantare un seme e il giorno dopo erano già in questa forma che vedete. Per farli arrivare al secondo stadio bisogna aspettare almeno 3 giorni. Ah, ok. Poi bisognerà adattarsi a quello che succederà, perché se vediamo che le piante così fatte sono abbastanza gestibili, si può farle crescere ancora. Però il loro potere aumenta, la loro forza aumenta. Certo è che anche la loro carne aumenta. Perché sviluppano, vedete? Vi indica quell'altra appendice che vedete sotto con i denti. Normalmente le appendici secondarie non si sviluppano, rimangono lì. Quando cresce sviluppa più teste ed è per quello che vogliamo farla crescere, perché sviluppa più teste. Ma i semi che sviluppa sono molti meno, perché i baccelli si seccano e diventano affilati come rame. E quindi questo vuol dire che per l'anno prossimo non avremo semi. No, vuol dire che alla metà della stagione della raccolta torneremo alla normale metodo di raccolta usando soltanto i semi. Quindi Mi sembra un ottimo piano. è l'unico Com'è che dopo modo. aver tentato tutto? È rischioso, ma se è l'unico modo. Il vero rischio che ci vedo è far crescere tutte quelle piante, perché non so quanta coscienza e quanta intelligenza sviluppino. Potrebbero rendersi conto di essere in tante a cercare di prendere il Ah sopravvento. no, non sono intelligenti. Ok, meno male. Hanno il basilare istinto di sopravvivere e Di nutrirsi. sopravvivenza, chiaramente. Più che No, altro servirà più che altro un grosso quante. impiego di uomini a tenere a bada. È per quello che ci servono tutte le spade e tutti i combattenti abili, perché nel momento in cui saranno in stadio 2 non saranno dei normali, una normale raccolta, ma ogni volta che entreremo dentro nella palizzata ci sarà il rischio di farsi male sul serio. Non è possibile metterla tutta insieme? Tutta insieme? Al massimo ne È un faremo bel che. lavoro. Dipende da quanta palizzata riusciamo a fare, da quanto separate possiamo tenerle, perché affrontarle tutte insieme potrebbe essere molto pericoloso. Tipo mortale. No, più che altro una cosa ti volevo chiedere, Ulla. Come siamo messi a livello di provviste di carne? Perché se il No, non grano credo che selvaggio dobbiamo va considerare. raccolto. Scusa, Deb, vai. Dicevo, non credo se ne occupi Ulla. Beh, immagino che abbia parlato con. La città per adesso può sopravvivere tranquillamente, perché la No. stagione si sta aprendo, quindi la cacciagione è abbondante. Ok, quindi non abbiamo i problemi, diciamo, di dover accumulare scorte anche per il grano selvaggio, cioè nel senso. No, quello no, per quello non sembra Ok. esserci problema. Certo è che la sperimentazione è aperta, nel senso che se vorrete provare cose nuove, nel Ulla, senso. io ho una richiesta, ce l'ho. Sì. Possiamo tenerne una di quelle piante in cattività e cercare di capire se esiste anche un terzo stadio? Io oltre il secondo non l'ho mai fatta andare. Per me non c'è problema, nel senso. Una, non di più, perché non sappiamo in che pericolo potremo A cacciarci. una sì, certo. L'importante è che restiamo tutti sicuri. Nessuno si deve fare male. Ma sto Siete pensando, quattro. no? In tutto questo tempo, ma nessuno ha mai pensato a, non so, a sviluppare un qualche rimedio, non so, alchemico, mi sembra che si dica, e per magari tenere a bada in qualche maniera la pianta.
non so, qualcosa che possa aiutare nella raccolta. Nella nostra comunità non c'è mai stato un alchimista abbastanza bravo o, non lo so, lungimirante da provare una soluzione del genere, sinceramente. Io la tecnica di crescita di queste piante è stata tramandata da mio padre fino a me, e quindi io faccio come lui mi ha spiegato di fare. Igrito, non ho capito. Che cosa proponi? No, dicevo, se nessuno in questo tempo aveva mai pensato a un qualche rimedio alchemico per tenere a bada la pianta, ecco, per se aiutare il raccolto. Avremmo risolto i nostri problemi, ma evidentemente non è così. Purtroppo non so tutto, quindi... Ah, nemmeno io. Ulla, sei davvero fantastica. Siamo andati a dormire con il pericolo di una carestia sul villaggio e tu questa mattina ci porti una soluzione. Sento davvero rinfrancato. È una soluzione, per così dire, nel senso che va messa in atto e non è automatico così come era l'anno scorso o gli anni prima. E allora... abbiamo una speranza, però. Ah, al certo. Diavolo. Hai detto niente? Ah, no. Certo. Sì. La speranza è bella, però, Corrigan, non ci si mangia. Oh, su via, come siete... Come non essere così negativa, Ygritte. Infatti, Thorfinn, questo villaggio ha bisogno della tua ascia. E dei tuoi muscoli. Quest'arma così barbarica. Ma... oggi vuoi fare il simpatico. Vedete Ulla che lo guarda tipo... Cosa gli è successo? Traumi. Ma si riprenderà. Ieri notte è stato un brutto incontro. Siamo rimasti tutti un po' provati. Sì. Fallisco nel comprendere la vostra logica, ma mi adeguerò a quello che dite, va bene. Come fallisci nel comprendere la logica? Ma Thorfinn, ma utilizzi parole di cui non sai il significato? Quello non è cambiato. Intendete, my lady. Thorfinn, vuoi smettere di puntarti in questa maniera? Ma cosa stai dicendo? Vedete Ulla che prende le sue carte e indietreggia lentamente verso la porta. Ulla, stai tranquilla. Non ti preoccupare, Ulla, si riprenderà. È il suo modo per farci capire che sta bene. Va bene? No, ma comunque adesso devo preparare tutti i piani. Anche perché prima di poter cominciare a coltivare dobbiamo costruire le palizzate. Quindi non partiremo subito. Quanto tempo ho per... Certamente. Guardate che Thorfinn ha gli occhi veramente seri, vi guarda con lo sguardo come per dire: ma che cazzo state dicendo? Ok. Penso un paio di giorni per le prime palizzate, sicuramente. Beh, puoi contare su di me, sicuramente. Bene, allora io andrei, devo organizzare alcune cose. Quando sei pronta, vienici a chiamare. Quando è tutto pronto, vienici a chiamare. Ah, comunque costruiremo nell'angolo sud-est del villaggio, che per adesso è inutilizzato. Va bene. Au revoir, my lady. Che lingua era quella? Che cosa ha detto? Porca miseria, ma cosa stai dicendo? Ma che ti è successo? Ma stai bene? Ulla vi saluta. Sto benissimo, Sir Corrigan. Ulla vi saluta. Ciao Ulla. Ed esce. Vi rendete conto che nel momento in cui siete rimasti da soli e Thorfinn è evidentemente diverso dal solito, che la sua ascia è stranamente posata contro il muro e non è più permanentemente incollata alla sua schiena in maniera onnipresente. Quindi in qualche modo sembra che quegli spiriti che di solito gli danno una mano a tenerla su o comunque a brandirla, in questo momento non ci siano. Thorfinn. Mi dica. Per esprimermi dovreste prima pormi una domanda. Oddio santo, come stai? Da ieri a oggi? Nulla.
Vi ho già detto cosa ricordo di ieri. Ok, perché non hai la tua ascia dietro la schiena? È pesante, è noiosa. È così, no, barbarica, non trovi? Allora, guarda, secondo me non sto bene. Normalmente preferisci perdere tutte e due le braccia e anche le gambe prima di separarti dalla tua ascia. Torfin, la vuoi? Una domanda, no, cielo. Pensa fra 3 giorni contro quelle bestie per salvare il nostro villaggio. Quelle piante che dobbiamo uccidere, così pericolose ma così importanti per noi. Non ti senti il cuore carico di voglia di farle a pezzi e di essere rinomato in tutto il villaggio? Le persone che cantano il tuo nome, che ti acclamano, che dicono bravo Thorfinn, tu la tua ascia ci avete salvato. No, ci penserò la mia magia a tenerli a bado. Ma quale magia? Ma da quando sai lanciare incantesimi? Da sempre, che io sappia. Ho paura che... Ma... seduto, eh? Secondo me quello spirito è entrato dentro. Qualcosa deve aver fatto, perché... non è normale questa cosa. Sicuro? Assolutamente. Facciamo finta di niente. Appena capita l'occasione, vediamo se si può fare qualcosa. E perché sono giorni che non ne lanci? Oh, ero stanco, lasciavo il mio lato barbarico fare quello che voleva. Capisco. Cioè no, non capisco, ma va bene lo stesso. Secondo me ci sta molto in gioco, se vi va, che Colgan conosce Alanzo, va alle spalle di Thorfinn che sta facendo il pirla e gli tira una botta in testa per tramortirlo e assicurarmi di poter liberarlo dalla possessione. Perché per quanto ne sa Colgan, in questo momento lo spirito malvagio di ieri lo sta possedendo. Sì, sì, sì. Ci sta. Fammi prima una prova di conoscenza di spellcraft. Ok. Più 6. Ok, adesso conoscenza arcane. No, scusa, sì, sì, arcane per forza. Sì, direi di sì. Allora, non male. L'idea di tramortirlo, perché secondo te è posseduto, ti balena nella testa, ovviamente. Fai per organizzarti e poi vedi che Thorfinn è guidato da alcuni manierismi che normalmente non ha. Cioè, fa dei gesti con le mani, ha i movimenti degli occhi, come parla, movimenti, il linguaggio del corpo. È proprio diverso. Però in una maniera... non così artificiale come potrebbe essere una possessione, cioè non in maniera forzata. E quindi dai questa spiegazione a un diverso aspetto di quello spirito che di solito gli regge l'ascia. Allora, la scena è che io sono pensieroso mentre loro stanno parlando, continuo a girare attorno, no? Fino a che i miei movimenti mi portano sempre più verso le spalle di Thorfinn. A un certo punto Ygritte mi vede che sto tiro istantaneamente fuori il mio bastone, pronto a colpirlo in testa, e poi vedo qualcosa e mi fermo e faccio: Thorfinn, smettila di pigliarci. Mi dica. Smettila di pigliarci in giro. Tu non puoi aver dimenticato quello che eri, quello che hai fatto l'altro ieri. Non sei posseduto proprio da niente. Mai detto di essere posseduto? Ma ti comprare che lo fosse. E fingi di non sapere quello che in realtà ben sai. Ovvero... Non ho capito, Corrigan, perché ti sei fermato? Perché non è posseduto. Sta facendo il pirla arrogante. Lo sa perfettamente cosa gli sta succedendo. Gli spiriti che sono dentro di lui, questa volta, sono diversi. Sono i suoi. L'accompagnano sempre. Sono signorini per bene oggi. Scommetto che non è neanche la prima volta che succede. Io non l'avevo mai visto però così. Thorfinn, smetti di giocare. Avanti. Se sei davvero intelligente come pensi di essere, avrai anche capito che ti abbiamo scoperto.
scoperto cosa? Corrigan alla fine non è che ha mai detto che sa perfettamente, si è mai nascosto, sa perfettamente chi è. Non è, tutto questo è una scena, avanti, basta, sempre al centro dell'attenzione questa. Corrigan, calmati però, sei stanco, non ci arrabbiamo, per decisamente favore, sei stanco e hai bisogno di riposare. Prego, poggia pure le tue membra. Guarda, stai pure qui a casa mia, va. Ti ha vegliato tutta la notte, quindi... Infatti comprendo, ed è molto dolore per me vedere queste condizioni. Mentre sta facendo il coglione. Caro Corrigan. Mentre sta facendo il coglione, io faccio... Vabbè, ciao. Piglio la giacca, me la metto e mi vado a fare... Io vado a fare colazione, Ti seguo perché ho fatto. Fermati, riposa. Non puoi andare in giro così. Adesso non si può mettere a dormire, la giornata è iniziata, andiamo a fare colazione, dai, su. Io lo sapevo che avrebbe, la prima cosa che avrebbe fatto una volta svegliato sarebbe farmi incazzare, tiro un calcio a un sasso mentre passa. My lady, ma almeno 4 ore deve dormirle. È affaticato e basta. Thorfinn, non si può. Thorfinn, non si può, ci sono troppe cose da fare, su, alza quel culo. Finché Ulla non è pronta. Non è che c'è solo Ulla qui, Vainamoinen. Stavo dicendo, finché Ulla non è pronta con la raccolta del grano selvatico, non è che abbiamo o avete cose particolarmente urgenti da fare qui in città, intendo. E non mettere lo skip, ragazzi, dai. Esatto, sì. Buone gigante. Allora, esattamente quello che volevo. Andate avanti praticamente tutta la mattina a cercare di rimanere un po' svegli, perché comunque la nottata non è stata semplice per nessuno. Considerate che il villaggio è comunque in tumulto, soprattutto perché adesso con questa cosa nuova della palizzata che deve venire costruita, la maggior parte degli uomini sono dedicati a quello. Quindi, se volete fare qualcosa per aiutare la costruzione della palizzata, ditemelo, altrimenti passano 2 giorni. Beh, certo, io ti do una mano. Perfetto. Chiaramente con... cioè, assolutamente ci mancherebbe. Ma Rob, fuori gioco, ma quanta int hai adesso con lo spirito? Allora, int rimane 8. Ma... sale parecchio. Cosa sale parecchio? Concentrazione, tiri di intelligenza e le skill su intelligenza. Ah, quindi continui a avere in 8. Ok, va bene, ok. Però sei convinto di essere un figo. Ok. Più o meno. Ok, ho capito. Allora l'ho rollata bene. Mi hai infastidito il punto giusto. Rob, tu continui a canalizzare l'arcimago lo stesso, sempre? Sì, per il momento sono l'arcimago. No, ok, però è passato un giorno. Tutti e 3 giorni. Ok. Diciamo che ho intenzione di andare a periodi. Che senso? Le mestruazioni? Tipo come se Toffi stesse avendo le mestruazioni. Che bello. Però, aspetta però, ti rendi conto che questo è un comportamento che anche in gioco è parecchio stupido? Perché tu lo sai perfettamente che dovremmo combattere con queste bestie. Che tutti si aspettano che tu faccia la tua parte e poi vai a fare l'arcimago. Anche perché quindi, comunque è una tua scelta. La magia dominerà comunque lo scontro. Considera che comunque è una tua scelta incanalare un certo spirito. Nel senso, non è una scelta degli spiriti che ti circondano. Sì, sì. Ok. Va bene. Io cosa succede? Sono curioso. Tirate percezione, è tipo mezza giornata del secondo giorno. Mentre stiamo lavorando a questo corpo di cantiere improvvisato, no? Avete appena finito di mangiare, in realtà. Ok, ma abbiamo già lavorato. La prima mattina, sì. Cioè, allora, tutto il giorno prima sì, avete lavorato. La mattina avete lavorato ancora, avete mangiato. E adesso succede qualche cosa.
chi c'è a lavorare? Sono tutti qui praticamente, tutto il villaggio. Allora, adesso siete alla roundhouse, state fondamentalmente mangiando, siete appena usciti per tornare al lavoro. Perfetto. Ancora non mi è passato il sonno da ieri. C'è uno degli uomini che di solito lavorano con voi che ti passa di fianco mentre ti dai lo sbadiglio incredibile. E dai, su. Hai soltanto lavorato un po', cosa vuoi che sia? Niente. Avanti. Ok, questa è Ulla comunque. Pige. Non ha voglia di fare il minimo sforzo fisico. Ah sì, un'altra lacchia. Portate la trave di là. La parete. Ok. Allora, siete tipo qua, nella piazza principale. State per tornare giù nella parte sud-est, quindi verso di qua. Diciamo, anzi, facciamo così, guardate. Ah, Ulla. Diciamo che le palizzate sono questo recinto che è stato fatto. È molto grosso, è stato fatto. E vedete che Litra sta aiutando con la magia a costruirlo. Ok. Perfetto. Quando siete arrivati lì dove vi ho messo i token? Vediamo un attimo i roll. Allora, Vainamoinen nei grit. Vedete una cosa strana vicino alla casa di Ulla. Sotto le sue fondamenta vedete che c'è della terra che si smuove, come se si stesse agitando. Come se ci fosse qualcosa vicino alla casa di Ulla. Cioè sotto. La casa di Ulla non è ancora bruciata? Non è bruciata? Beh, non era bruciata del tutto, nel senso, era ancora abitabile. Qualcosa che si muove? Sì. Nella parte di terra che c'è tra, diciamo, la fine del muro di pietra e il terriccio sotto. Considerate che sta roba non ha chissà che fondamenta, cioè. Mi fiondo con calma a controllare. Ehi, dove state andando? Seguo con calma. Guarda lì sotto, si muove della terra. Sotto casa di Ulla. Sì. Pugno la mazza. E dico, non vorrei che qualche esperimento stia andando male. No, più che altro... Controlliamo subito. Cose che sono bruciate o che si sono rotte. Non so, magari si è mischiato qualcosa. Ma... Ehi, voi, venite a dare un'occhiata anche voi. Andate a chiamare Ulla. Faccio un cenno verso due NPC generici. Sono andati a chiamare Ulla. Man mano che vi avvicinate, vedete che questa... che la terra che si sta smuovendo si smuove sempre di più. E... Da sottoterra spunta la testa di uno delle bestie di grano selvaggio. Molto probabilmente uno dei semi è caduto dentro la terra. Ah, durante l'incendio! Durante l'incendio si è innestato, sì. È cresciuto e... può appicchiare chiunque. E adesso sta uscendo dal suo buco per cercare di mangiare. Il problema è che si sta muovendo e quindi ha fame il cucciolo, e quindi se si sta muovendo è già in stadio 2. Sì, hai risaputo che la cenere con cima bena il grano selvaggio. Attenti e tirate iniziativa. Tiriamo iniziativa. È bello, sai che Rob riesce a essere pirla in maniera estremamente diversa. Creativa. Molto creativa, cioè molti diversi tipologie di pirlaggine. Riesce a farti culo in un sacco di modi diversi.
prendere questo vostro elogio nei confronti. Sì. Ma dove? Dove la tiriamo? È troppo ostile. Ho selezionato il token, accidenti a me. Dove la tiriamo questa iniziativa? Su quale mappa? Aspetta, mi sto spostando. Ci devi aprire. Uso lo stesso token dell'altra volta. Dobbiamo fare un po' di pulizia. Oddio, io non so, non mi ricordo mai come cazzo si fa. Ah, ho cancellato Arild per sbaglio. Vabbè. Sì, vabbè, allora si rimette. Gli HP sono 33. Mi metti mio che mi sono scordato di azionare il token. Rifallo? Rifallo cliccando il token. Ma io? No, non te, per la fogliare. Quanto era? 12. Grazie. Raga, a me non me l'ha preso come al solito. Non ho capito una sega. Non me lo piglia, non me l'ha preso. Ma seleziona il token. Ho devi fatto. Anche modificare. Aspetta. Poi clicchi su inizio. Proviamo a fare cambio di microfono. Che da sì, di merda. Sì, cercavo anche la voce a base. Prova, sì, prova, prova. Sì, 702. Adesso c'è un Corrigan di troppo. Come mi senti? Vai. Qual è il Corrigan? Non ci si sentono proprio, mi sa. Ti sento? No, ci stiamo sentendo. E allora rispondete, scusate. Scusa, io ero impegnato a capire come cos'ha l'iniziativa, ma come al solito. Cosa roba, sono abituato a ignorare. Davvero? Che se sento no. La tua voce e poi sento il capisci perché stavo urlando di merda? Perché mi sentivo anch'io. Era terrificante, con lag. Ma vai tranquillo, per me non è un problema. Allora, Ygritte 22. Grazie. Vabbè, però non ti si vede da un po'. Sì, ma lui perché è così lontano? Scusa, Ma chi? Il lupo. Oh, perché stava cagando, dai. Meglio. Non si fa in città. Ma modifica i punti territoriali. Vai da meno 15. No, non ho capito. Faccio io. Grazie. Là. Ygritte 22, quindi va prima Ygritte, poi va Thorfinn, no, poi va Thorfinn, poi va Enamoinen. Io 30. Ma c'è la rotellina per ordinare in automatico, eh? Lo so, Andrea. Ma non... No, lo so, però stavo cercando, stavo vedendo che ci fossero tutti. Io al momento non li vedo, non so se hai preso quelli giusti, sai? Non li vedi? Eh no. Non hai preso? No, non li vediamo. No, neanche io. L'ho modificato. Fantastico. Quindi hai usato dei token sbagliati. Perfetto. Ma se tu passi con il mouse su un token, cioè su un'iniziativa, ti inquadra con il giallo la pedina corrispondente sulla mappa. Fantastico. Così capisci quali sono quelli giusti. Adesso hai annullato tutto e dobbiamo ritirare. Vai, ritiratele direttamente su. Ok. Perfetto. Ma perché rolli l'iniziativa del lupo? Mamma mia, che schifo. Io non ho rollato l'iniziativa del lupo. E chi è Arild? Oh, io non l'ho rollato, ma dov'è? Chi ha rollato l'Arild? Arild. Oh, Rob. Che cazzo? Hai rotto, ecco. Ragazza, guarda nella tua chat. Chi è che ha rollato l'iniziativa del lupo? Allora, non sto capendo un cazzo. L'hai rollata te. Oddio, è vero.
Perché? No, perception. Perception. Sì, vabbè, non, non... Vabbè, c'hai ragione te, vai. So che c'ho ragione io. C'hai ragione, cioè... Ho lo spirito dell'arcimago anche in real adesso. Perfetto. Sta a Vaina. Evviva. Allora, dunque, questo abbiamo detto. Questo quello blu è il lupo, vero? Sì. Tu sei quello dietro. Allora, dunque. È giorno? Sì, sì, è pieno giorno. Allora guarda, facciamo sta cosa. Aspetta un attimo, mi giuro. Ariel. Ok. Allora. Mi metto qui. E siccome mi dà fastidio. Mi ha dato fastidio ieri sera che la mia ombra ha voluto fare i cazzi suoi. Impedisco all'ombra di questa pianta di fare i cazzi suoi e quindi punto la mano e faccio partire una sorta di runa che si va a stampare proprio sull'ombra e tiro salvezza a volontà. Ok, cos'è? E ora ti dico anche cosa fa appena recupero l'incantesimo. Ovviamente Shadow Trap. Esatto, ma la descrizione era proprio chiara. La CD è 15. Sai che non ho capito che incantesimo è? Shadow Trap. My Mind Affecting. No, illusione ombra. No, illusione ombra. La gioca Michela nella campagna di Stan Gions dal primo livello, quindi lo conosco a menadino. Bello, figata. Mi piace un sacco, è fighissimo. E ce l'hanno sia i divini che gli arcani, che gli psichici, tutti. Bello. Sì. CD era, scusami, 15? CD 15, sì, okay. Volontà. Vedi che la runa effettivamente si appiccica alla sua all'ombra di della pianta e la trattiene ed è entangled. Perfetto. E niente, ora rimane ferma lì, cioè non si può muovere a più di entangled, quindi sta ferma. No, muovere fino a un metro e mezzo dalla sua posizione originale. Entangled non deve stare fermo, di base. Sì, non è immobilizzata. È pessimo, che lo rende incapace di andare oltre 5 feet dall'ombra. Da dove si trova, cioè. Ok, Thorfinn. Vedete Thorfinn che si stropina le mani mentre si avvicina. Prende posizione e dice... Codesto vegetale deve tornare a calmarsi e lancia mani brucianti. CD 13. Ho riportata Pirlotto. Sei fuori. CD 13. Ecco qui ci sei. Essendo che è entangled ed è tutto quanto, il cono di fiamme che scaturisce dalle tue mani lo prende in pieno e sono 9 danni perché è no, debole. 6 danni. Sì, ah, è vulnerabile. Vulnerabile al fuoco. È vulnerabile. Mamma mia, Thorfinn è un genio. È una pianta, quello è fuoco. È un genio. Fuoco? L'ho detto off game che è un genio. Fuoco brucia. Fuoco e brucia. Ok. Vedete la pianta che fa questo? Si muove di un passo, un metro e mezzo. No, ti prego! Stendendosi oltre l'ombra, insomma, la tira a fatica. Sì. E poi vedete che quelli che Ulla vi aveva descritto come baccelli, effettivamente sembrano lame. Sono sottili, affilati su un lato. E non sembrano per niente simpatici da avere a che fare. Allora,
Patata. È l'ombra quella? Penso di sì. Ok. Non so chi l'ha fatta, ma... No, ho sbagliato. Va bene. Funziona meglio così. Quanto hai di classe armatura, Rob? 14. 12. Bello. Madonna mia. È imbarazzante. Volevo fare una prova. Ma perché non l'hai fatta con un coniglio, per dirti? Mi piace così, dai. Thorfinn sta per rischiare. Lo scatto che fa la, il baccello non lo potevi prevedere. È un movimento che non... che non associeresti mai ai movimenti di una pianta, se una pianta potesse muoversi, ecco. È velocissimo e preciso e mira alla tua giugulare. E meno male che a un certo punto hai la freddezza di spostarti e ti prende sull'armatura, quindi non riesce a farti del male serio. Non ho armatura. Hai un... sì che ce l'hai, un filo di armatura. No, no, non ho armatura. Ma in giro nudo. Per quello che ha 12. Perfetto. Ho solo l'anello e la mia grazia di destrezza 12. Perfetto. Allora il baccello impatta contro il campo di forza generato dall'anello di protezione. Lo pari con l'anello. Con l'anello lo pari, esatto. Non puoi sconfiggere la mia magia. Erbacea. Oddio. Ha davvero intotto con le magie, è fantastico. È fantastico. Ti fa 7 danni. E ok. Sono prurito da ortica. Quanto hai di contatto, Igretta? Contatto, te lo dico subito. Allora, vabbè, abbiamo t'ha preso. Perfetto. Ok, tira tempra. Tempra? Sì. Perché? Toh. Perfetto. Il grano selvaggio gira la grossa testa dentata verso di te e ti sputa un liquido urticante, però per qualche motivo non sembra farti così tanto prurito, cioè senti che prude, però hai presente la sensazione che fa il lattice delle foglie di fico quando ti va sulle mani? Ecco, una cosa. Sì. Ti dà fastidio, ti pizzica, però almeno, cioè, ti rendi conto che però dall'odore che fa, che è pungente, quasi da quel tipico, da quelle tipiche note mandorlate tipo cianuro, per dire, poteva andare molto peggio. Ok. Ok. E ha finito? Starebbe a me. E sta a te. Ma io ritarderei a dopo Corrigan, sinceramente. Thorfinn, sei un imbecille! Mira. Allora, un attimo. Non ascolto. Levati da lì! Non hai neanche portato la tua armatura! E mentre mi incazzo con Thorfinn che fa il pirla, tutti, tanto il mio urlo inizia a prendere una consistenza fisica. E una specie di turbine si sprigiona dal mio corpo, come fosse... Come l'abbiamo descritto, Andre? Vedete che appena Corrigan comincia a suonare la sua canzone d'ira, attorno a tutti voi sembra disegnarsi un'aura di suono corporea, fisica, che davvero sembra poter ferire le persone che ci sono, o comunque le creature che ci sono intorno. E in quel momento vi sentite sia protetti che comandati dall'ira di Corrigan,
ma anche questa seconda presenza che vi protegge, qualcosa che non non avevate provato prima. Immaginati la scena, Andre, col tamburo tonto, incazzato, marcio e mi metto proprio con senza alcuno, con spregio del pericolo, anche perché ti prendi l'attacco opportunità. Grazie. Folle, cosa vi mettete davanti? Quanto hai di CA? 17. Ok, non t'ha preso. Vedi uno dei baccelli affilati che guizza verso di te, e tu con assoluta e algida calma, seppur essendo in ira, ma sei calmo, pari con una delle bacchette del... Sì, mentre sto marciando, no? Con lo sguardo di fuoco, arriva questa roba qui, pam, bacchetta, la paro e continuo, tonto. Come se niente... Come se niente fosse. E la canzone che si sprigiona da me si scaglia contro la bestia. Allora, a sta roba che bonus si applicano? Carisma. Direi che non è una creatura e quindi non gli do il bonus della canzone di Ira. E qui in cui stiamo d'accordo. Il Flag Bearer si applica? Sì. Non è un alleato, non è una creatura, no? O sì? È un mio attacco. È un tuo attacco, è come se fosse un attacco naturale. Cioè, secondo me è quello. Però usa carisma, quindi l'ira non funziona. Per cui è un mio attacco. Non capito cosa stai facendo. E lo spirito, mi ricordo del terzo livello totem. Comunque avete i microfoni al contrario, cioè vedo Yari che c'ha... No, sì, abbiamo invertito. Ok. Vada Brom. Chiedo se sia... Lo Flag Bearer non fa ai danni, giusto? No. Ok, quindi è un D4 più 2. Danni sonici. Boom! Vedete che quella strana aura che circonda Corrigan... A un certo punto si stacca di colpo e ha la forma di un... come un corridore che corre all'impazzata contro la pianta e ci si schianta addosso con una cacofonia di suoni e di battiti, aprendo delle ferite nella pelle della pianta. Quindi evidentemente è un danno fisico, ma di danno di tipo sonico. Ok. Tu non attacchi? È standard per attivare la performance. Ah, ok. Mi sono messo davanti perché sono di sicuro più preparato io ad assorbire il corpo che Thorfinn. Hai ritardato dopo di lui, quindi vai Ygritte. Ok. Andre. Cosa? Devi invertire l'ordine dell'iniziativa. Sì, ok. Allora, ha già fatto Ado. Io dico, lui si sposta qua. E attacca. Però vabbè, io sono lontano, quindi sti cazzi, attacca così. Piancheggia comunque con Corrigan. Dov'è? Sì, è vero. Sì, vai. Allora. Ah, 24. Ha preso. Sbilanciare e te lo tiro, boh, non dovrebbe funzionare, però. Merda. Okay. In realtà non penso sia sbilanciabile. No, non è sbilanciabile. No, non è sbilanciabile. Ah sì, come azione va, no, vai. Ok, niente. 15 danni più 4 fa 19 più 9, va bene. 28 okay. Totale. Ok. Sì, uno in meno perché l'Animal Focus non ce l'ha, l'attivo ora. Tocca a me. Faccio un passettino in avanti e attacco come azione veloce. Faccio l'Animal Focus, quello su forza. E gli do, dov'è? Eccolo qua. Un attimo, vai. E ok. Guarda che non hai il bonus di seance perché non l'ha fatto il bonus di seance. Dov'è? Ah, ok. Vabbè. Sono due al lupo. Sì. Sì, 20, se vuoi, sì. Però è più danni, più due danni agli incantesimi se vuoi. Ehi. Vai. Aspetta che è un pieno di danni che fanno. È da quando sei piccolo che fai danni incantesimi. No, ma proprio me li studio. Ragazzi, avete il lupo al suo attacco. Okay.
del totem dello spirito. Sì, ce l'avete tutti, quindi tirate tutti. Solo non può farlo perché non è lì, non è... Ah, deve essere adiacente? Mi sembra, controllo. È un attacco di schianto, quindi... Adiacente, sì, deve essere adiacente. Ok, allora io avrei... Il lupo fa anche un altro attacco di schianto. Pare al tab del lupo più il suo carisma. Più uno perché è Frogbearer. Sì, aspetta, perché non ho capito che devo tirammo. Bab del lupo, più carisma del lupo, più uno. Allora, Bab del lupo, un attimo. Tira meno 3. A meno 3 colpire, meno 3, meno 1 in totale con il tuo col Bab del lupo. Quindi, meno 1 a colpire e un di 4 più 2, penso. Perché 2? Non lo so, ho detto Frogbearer, più 1. Ma non ho capito, vabbè, aspetta un attimo, ma... Tira per colpire, tira un di 20. Così? No, sbagliato. Vediamo il risultato del di 20, tranquilla. 19. Mi sa che è colpito comunque. No, è meno 1? No, meno 1, 18 penso. Non so quanto sia il carisma del lupo a questo livello. No, non l'avete fatto. Aspetta, 5. Lo controllo. 6. Ah. Ma quindi lo fa anche se mi sposto, cioè nel senso... No, ma non ce la fa comunque, ok, non lo prendo. Quindi ha più 0, sostanzialmente. Più 1 perché è Frogbearer, quindi ha più 1. Hai fatto 20. Ha fatto 20? 20. Ok, l'hai preso allora. Ok, i danni sono questi o sono... No, i danni sono di 4 meno 2. Scusate perché... Allora, rollo. Figurati. Devi segnartelo questo attacco, perché lo farete spesso da ora in poi. Sì. Ma è un attacco a gratis anche se non si attacca? Sì. Ma oh, uno più vabbè, di 4 meno 2 o fa 1 o fa 2. Me lo devo segnare. Però Vaina è forte, eh? Vaina fa un sacco di danni così. Infatti ora vado lì e mi... lo abbracci. Stessa cosa, anche il lupo ha questa figura che corre contro la pianta e ci si schianta contro. Vaina, tocca a te. Allora, però poi non puoi piattare. Allora, sì. No, ma in questo caso, guarda, me lo prendo anche perché mi voglio posizionare. Dunque, allora, Raging Song, e mi muovo. Se ha riflessi in combattimento e mi prepara quanto di opportunità, faccio pure. Quanto si è mosso? È un fatto. Doppio movimento. Cioè, ok, pensavo fossi diventato un fulmine. Sto preoccupando. Poi mi fermo. Quanti anni ci ha? Io 19. Ah, che culo. Anche lì vedi che il baccello ti saetta contro, ma niente da fare. Allora, ok. Perdonami Mirko, l'attacco a quant'è? Bab più carisma più 1. Allora c'è ancora un movimento o passi, Vain? No, faccio l'attacco degli spiriti. Scusa, ecco. Lui ha fatto doppio movimento per arrivare lì, è un po' lento. E l'attacco degli spiriti è gratis? Sì. Che bello, cazzo, vai. Vabbè. Ok, niente. Anche lì vedete che in realtà questa... No, aspetta, scusa. 15, perché non ho contato schianchettamente. No, non lo prendi. Ok. Vedete che la figura che si stacca da la silhouette che si stacca dalla figura di Vainamoinen sembra un filo più corporeo, comunque più densa rispetto alle vostre. Quindi, ma pur essendo più densa così, non ha nessun effetto contro la pianta. E... tocca a Thorfinn. Cenere alla cenere. Mani brucianti. Ma prendi anche me? No, Kono. Ah, ok. Ascolta, dai. Vai. No, vado io, scusami. Oh. Che bello. Che bellezza. Adesso sì che mi sento un incantatore. Ma non è stato nella sua ara minacciata?
Sì, ho scassato una sola minacciata. Dopo tutti questi attacchi d'opportunità li avrà finiti, spero. L'ha già fatto l'attacco d'opportunità. Ok, ok. Ok. L'ho incenerito. Gli hai fatti i danni. Ok, non schiva. Sono e ora dicevo, più 5, sono qua. 16 danni. Sono 16 danni, ok. E vedete che la fiamma di Thorfinn l'ha ferito mica male. Morirai, vegetale. Ah, tra l'altro sentite tipo, vedete uno dei baccelli e sentite tipo uno scoppiettio tipo popcorn. Tipo, e vedete uno dei baccelli che si gonfia in maniera orribile e vedete che gli cade sul fianco, quindi sembra un po' più debole adesso. E tocca a lui. Tirate tutti i riflessi. Tranne Corri. Tranne Thorfinn. Io qua. Thorfinn si salva sempre. Bella madonna. Allora, i Grit e il lupo salvano, gli altri due no. Mettete ovviamente che dalla base della pianta si dipana un tappeto di radici in maniera velocissima e inaspettata. Allora, siete entangled? Sì. Aspetta, dov'è? Ecco. Beh, mi sa te no, che ti sei salvata. No, voi due no. Ah, sì, già, giusto. Ok. Vero. Poi, in quell'area... Grazie. Boia. Thorfinn intelligenti si è levato dalle palle. Capiamo ora. Allora, su Vaina non ti colpisce. Su Corrigan ti colpisce. Sono Tangled, sono a 17, diciamo. Infatti non ti ha colpito. Ha colpito Corrigan. Quanto hai di classe armatura Entangled? Meno 2, giusto? Sì. Allora è qui. 14. Ok, ti ha colpito con 16. Ti ha colpito con due attacchi e tira tempra. Sto pensando. Due attacchi come? Due con la bocca? No, adesso ti dico. No, sto scegliendo se utilizzare la mia immediata. Il secondo è un morso. Cerco di schivare il morso e per un momento divento anch'io fatto della stessa sostanza della musica. DR10 magia. Ok. E non prendo nessun effetto associato se non allora, passa niente. Allora aspetta, vediamo quanto ti fa. Hanno le critici, furtivi e beh eccetera eccetera. Perché si incorpora, no? No, perché lo dice l'incantesimo. Ah, ok, quindi allora sono 7 danni dal colpo di lama. Ok, questi li prendo tutti. E per il secondo divento traslucido. Ok. DR10. Yep. Quindi ti prendi 5 danni e tira tempra. Ok, immune to any poison. Pop. Perfetto. Oh, perfetto. Grande Wind Escape. Ok, niente. Allora, ti ha fatto solo 5 danni. E poi tirate percezioni tutti. Torno corporeo a suonare il tamburo. Tirate percezioni. Bene. Un altro mondo naturale su percezione. Complimenti. C'è l'abbonamento.
Allora, Ygritte e Vainamoinen, vi accorgete che nel momento in cui ha cercato di mordere Corrigan, il ventre della bestia ha avuto un sussulto, però vi rendete conto che il ventre così non avrebbe mai potuto contenere Corrigan. Quindi immaginate che in un eventuale stadio di crescita avanzato rispetto a questo in cui si trova, potrebbe essere che la bestia cerchi di ingoiare direttamente le cose che morde. E che il liquido, e che il liquido che se cerne non faccia soltanto prurito, ma paralizzi anche. Ok, comunque Windy Escape, best spell ever. Best spell ever. Sta a Corrigan. E a quel punto interrompo per un momento le percussioni che sono andate costantemente a ripetere per sbatterli una doppia sbacchettata sulla faccia. Bam bam. E un diventi più 10 grazie al fiancheggio. E basta. Oh no, niente da fare. Ma fai due, poi... ma fai due attacchi a quello dello slam. E poi c'è la slammata da... Va bene. 21 col fiancheggio. 21 col fiancheggio, ok, l'hai preso. Non ti dà un malus al colpire Entangle? Hai ragione, cazzata. Allora, no. A meno 2. Allora 19. Niente, non l'hai preso. E con la movimento, per quanto so che sia inutile, guardo questa pianta. Tu sarai cibo per il nostro villaggio e nient'altro, nessuno sarà cibo per te. E lo intimidisco, ovviamente fallendo, perché a meno che non sia una è mula in mind, quindi. Ok, è una scena bellissima, però la pianta la pianta gira la testa verso di te, fa fa proprio il verso, cioè, sentite proprio la pianta che fa e rigenero 2 punti vita. Sta a Ygritte e Ariel. Sì, allora, a parte quello che ho notato che ci ha appena detto tramite la prova di percezione, tramite conoscenze natura, magari mi potrei accorgere di, non so, qualche particolare. Tutti la conoscenza debole. Natura per identificare il mostro. Ma scusami, scusami un secondo, che sciocco. Con la movimento, invece che fare il coglione, tanto di steccarmi da quelle cose, scusa, eh. Ok. Vai. Pensavo che per GDR volessi rimanere intanglato. Oddio. Ah, rimango intanglato, vaffanculo. Lo intimidisco, è meglio. Traggezza 8, bravo. Infatti, traggezza 8. Non hai mica più 4 dal bonus botanico? Più, sì, altri più 2. No, più 2, ha detto più 2, quindi 20. Allora, dopo lo studio che hai fatto con Ulla, più o meno le conosci queste piante. E ti eri scordata di questa parte, no, carnivora del grano selvaggio. Ti accorgi che quello che ti ha sparato, quel liquido, è lo stesso che i denti con cui ha cercato di mordere Corrigan secernono continuamente. Vedendo come si comporta, vedendo esattamente il ventre che si dilatava per cercare di contenere l'eventuale Corrigan che sarebbe stato mangiato, ti rendi conto che il liquido che secerne è infiammabile. Quindi uno dei punti deboli è il fatto che vedi che le fiamme di Thorfinn fanno tantissimi danni, proprio perché questo liquido ha una natura infiammabile. Quindi questo potrebbe essere un punto a favore. E direi che lo grido ai miei compagni, ecco, così lo sanno anche loro. Allora, ok, cerco di mirare lì in quel punto comunque, ecco. Allora, non mi muovo da lì, la posizione è perfetta, quindi tiro, vai. Allora, sono 14 però. No. No, non ce la fa, va bene. Okay. Lupo. Guarda che non sei entangled, eh. Tu non sei entangled.
Lo so. Però è venuto fuori il buff, quindi ti sta togliendo due al tiro per colpire. Perché? Allora, vabbè, ora lo tolgo. E poi la rage, la rage è contata? Sì, c'è, l'ho messa. Sì. Sì, quella è contata, non so perché... No, però non ce l'ho, l'entangle. Non ce l'ho cliccato, non so perché me l'ha messo. Vabbè, comunque non l'hai preso. Vabbè, comunque è 16. Ok. Vai, lupo. Vabbè, allora, 14... No, non gliel'ha calcolata la seduta spiritica, Andre. Non so perché okay. Mi fa questo affare qua. Niente, continuate ad attaccarlo, ma la corteccia di questa pianta è troppo coriacea. L'attacco sonico? Attacco sonico. Sì, glielo faccio, che ho capito come si fa. È un di 20 più 1. Allora. Sì, ma stai calma, eh. Un attimo. Ah, preciso. Ok. Ok. E fa un D4 meno 1. Meno 2. No, meno 2. Su carisma. Sì, ma questo ancora non ce l'ha arrivato, abbiate pazienza. Allora, sempre 1. Vabbè, un danno alla volta. Vai, Daina. Ok, vai, Daina. Sì, allora, prima lo picchio col bastone. Bello. Ma scherzavo. E allora, dove... Poi faccio con spirito. Allora, dunque, fiancheggio, quindi annullo, quindi sette. È una minaccia. Allora, Vaina, ma cosa mi combina? Non torna più il vecchio Thorfinn dopo. Ora non si allarga. Mica vorrei che conferma. Calma. Nah. Dubito. Ma vedi si è tutto. Allora, se niente, è solito. Contato tutto, il flanking, tutto. Sì, purtroppo sì. Sì, contato tutto. Il flanking si annulla con l'entangle. Sì, abbiamo deciso che conta come naturale nostro, che si fa come gratuito. Ma non sei entangle tu? Lui sì. Io sì, tesoro. Non potevi fare movimento per sbrogliarti e poi fare l'attacco. Ah, lo posso fare come movimento e vabbè, lo faccio dopo. Ok. Non l'ho capito. Danni. È la minchia. Ma è duro sto coso, eh? Prova a sbrogliarmi, poi tiro merda. Vabbè, ci basta comunque. La figura eterea che parte dal corpo di Vainamoinen si schianta di nuovo contro la pianta, soltanto che essendo più densa, essendo più potente delle altre, la corteccia si lacera, si ulcera, e questo liquido biancastro comincia a fuoriuscire da tutte le spaccature nel legno, e la pianta piano piano si accascia a terra non muovendosi più. Io non mi fido. Una scottata gliela do ancora. Aspetta, Thorfinn. Non dobbiamo bruciarla, questa è cibo. Cibo. Ricordatelo. E sospendo l'ira. Suppongo tu abbia ragione, Sir Corrigan. Oh, mi perdoni. Suppongo voi abbiate ragione, Sir Corrigan. Non mi dare del voi. E faccio il tiro per non essere affaticato.
Fai anche un tiro per non essere lusingato. No, ignoro proprio lui che fa il pirla. vabbè. Che bel tiro. Questi sì sono i tiri che servono. Ok. Ora abbiamo... Dopo qualche minuto arriva Ulla comunque. Ecco la prima. Il nostro primo campione. Cos'è successo? Ma da dove è uscito? Dal terreno, ovviamente. Sì, era sotto casa tua. Deve essere scappato uno dei semi durante l'incendio, penso. Sì. Parrebbe così, My Lady. Beh, l'abbiamo... l'avete ucciso. Bene, era già... Sì. E questa è solo una? Sì, allora, ci ha voluto parecchio. Una sarà veramente tosta. Vedete Ulla che si avvicina. Vedete, questo è sì una pianta al secondo stadio, ma non, non completamente matura. Quindi diciamo che sarebbe potuto andare peggio. Sarebbe potuto andare peggio. Sarebbe potuti stare dei bambini a giocare. Invece ce l'avamo noi, fortunatamente. Eh sì, fortunatamente. Beh, allora mi occupo io della ripulitura di questa pianta e... Beh, ci facciamo una bella zuppa stasera allora. È strano pensare che, quello, che quella zuppa di verdure una volta mi stava mordendo il collo. Ah, ma vedi, con queste piante si può fare di tutto. Sì, tipo? E d'altronde non si butta via niente del grano selvaggio. Esatto, come il maiale. Vedete che tira fuori una spatola, insomma, comincia a raccogliere soprattutto il quel liquore bianco che sta colando dalle fratture del legno, e lo sta raccogliendo dentro delle ampolle abbastanza capienti. Bene, ora facciamo così, facciamo 5 minuti di pausa e torniamo tra poco. Grazie, ho bisogno di un attimo.
Va bene, allora ragazzi, la sessione per oggi si ferma qui perché siamo deragliati, morti, cotti, tra malati e... Vabbè, Rob è un supereroe, va bene. Siamo un pochino appesi. Siamo veramente... più giovane di 10 anni di tutti. Aiutateci, se volete mandarci un aiuto concreto. Quindi vabbè, vi saluto. Mandateci il flebo di caffè, proprio qua, così. Attaccata, non so, una soluzione salina, qualcosa. Comunque vabbè, grazie per essere stati con noi e ci vediamo venerdì prossimo. Scusateci ragazzi. Stiamo morendo. Ciao. Scusateci.